Allora Marco, si avvicina la partita, quali sono gli umori dei ragazzi? Beh, diciamo che sta finendo questa tragedia di allenamento e poi dalla settimana prossima iniziamo a fare sul serio. Stiamo già lavorando su attacco e difesa, per cui insomma c'è molta concentrazione e molta voglia poi di avvicinarsi ai momenti veri che sono quelli della partita. È stato bello ritrovarsi dopo il tour, insomma il tour è andato un po' così così, per cui ci sono tanti stimoli per far bene. Diciamo, ci sono nuovi metodi di allenamento, nuove cose. Che cos'è che ti piace e cos'è che ti piace di meno di questa preparazione? Ma sì, c'è un nuovo preparatore atletico, insomma anche a livello tecnico abbiamo cambiato delle cose. Penso che per ogni giocatore continuare a progredire, a migliorare anche le cose, insomma, che magari si fanno bene, ma cercare di farle ancora meglio sia importante. Per cui sia per i più giovani che hanno tanto da imparare, che quelli un po' più esperti come me, che devono affinare magari alcune cose che hanno imparato negli anni, è sempre molto bello e stimolante. Cosa non funziona? Ma direi che l'unica cosa che non funziona è il manager dei media, perché veramente lavora. No, scherzando. No, tutto funziona alla grande e devo dire che insomma è sempre un piacere ritrovare l'ambiente nazionale. Domani intanto la lista dei 30 convocati per questi cari Parma Test Match. Sorprese? Ma non lo so, dovete chiedere all'allenatore, a Jacques, insomma, spero di non avere sorprese. Credo che sia un gruppo variegato, con grandi qualità, un mix di giovani e giocatori più esperti. Sono sicuro che Jacques farà le scelte giuste. Poi comunque sono 3 partite dure, difficilissime, per cui insomma credo ci sarà spazio e occasione per tutti per dimostrarsi all'altezza. Trevisan, Campagnaro, Allan sono i tre volti nuovi di questo gruppo di 36 che domani viene ridotto a 30. Uno lo conosci, Rogério Trevisan, gioca con te alle Zebre, gli altri due cosa ci puoi dire? Beh, Campagnaro ha dimostrato con Treviso, insomma, di essere già un giocatore di buon livello e è chiaro che le partite internazionali poi sono tutta altra storia, anche a livello di pressione, di esperienza, insomma, c'è ancora molta strada da fare, però credo che abbia già fatto i primi passi nel rugby che conta. Allan, non lo conoscevo, insomma, in allenamento l'ho visto bene, se avrà l'opportunità di scendere in campo, insomma, capiremo meglio le sue qualità, però credo che se Jacques l'ha scelto e l'ha portato qui, insomma, abbia visto lui qualcosa di importante. Ultima cosa, ti sei fatto due conti, se le giochi tutte con l'Argentina all'Olimpico? Sì, intanto andiamo passo passo dopo passo, insomma, vediamo, spero di arrivare a giocare contro l'Argentina all'Olimpico e di festeggiare qualcosa di importante, insomma, però sono un po' scaramantico, per cui ne riparleremo più avanti. Ottimo, per me va bene così.